Ciao a tutti, amici e amiche, oggi puntata nostalgica. Sono fiero della mia macchina, però puntata comunque nostalgica, perché questa è veramente insieme alla Delta, come ho detto nell'altro video, la mia prima macchina. E questa, a differenza della Delta, Gabri lo sa perché glielo ho raccontato più volte. No, oh, più visto, esatto, questa ha significato ancora di più della Delta, perché veramente non si è mai fermata e mai ha dato un problema. Ora, quello che per voi è normale, cioè l'analisi di un'auto. Smontandola, guardando com'è la macchina, dice: Ok, io la vedo un M5 come tutte le altre. Per me e per quello che ha fatto questa macchina, trovare una macchina in queste condizioni non posso che dire che era veramente una macchina eccezionale ed è stata mantenuta bene nel tempo. Vedete, come una macchina che magari uno ha usato per correre è ancora tutta completamente originale e mai sinistrata. Queste cose qua non ve le fa vedere nessuno. Quando voi andate a comprare una macchina usata di 40 anni poi. Cos'è? Vi tirano giù il motore per far vedere com'è la macchina. Andate a vedervela, poi sono stracazzi vostri. Capire come sono i longheroni e il resto. Pensate sol soltanto al sistema di sicurezza che ha questa macchina con queste due putrelle in stile Audi A8 che tengono il muso davanti. Parliamo di una macchina dell'89. La mia è del 90, questa qua, per la precisione. Il resto della carrozzeria l'avevamo già visto. Ma addirittura ancora il suo pannello fono assorbente originale. C'è anche la data, guarda. Gennaio del 90. Guarda, produzione gennaio 90, 1 e 9, 90. Pazzesco, figa, mamma mia, quanti numeri cazzo! Condizioni del sottoscocca BMW, numeri fatti tanti, affidabilità altissima. Io all'epoca feci una modifica, come ho spiegato, per eliminare il sistema degli autolivellanti posteriori. Quindi ho praticamente ingannato il sistema idraulico di mandata dell'olio per poter togliere le sospensioni intelligenti, gli autolivellanti al posteriore, perché davanti sono normali. Davanti sono questi li abbiamo smontati perché chiaramente dal 2006 che l'ho allora la macchina l'ho comprata nel 2003 dal 2006 o 2007. Sembra 2006 che l'ho fatta. Sì. Dal 2006 oggi poi non l'ho più fatto nulla. Queste sono le condizioni, li ho fatto molle, ammortizzatori. Gli ammortizzatori vedete che sono ancora boge originali? Perché si cambiava la cartuccia. Tu questo ammortizzatore qua non cambi l'ammortizzatore, ma cambi la cartuccia, quindi tiri via il supporto, tiri via la molla, vabbè, il tamponcino, sviti questa ghiera qua, se viene via Infatti, queste sono nuove perché l'altra volta abbiamo dovuto tagliarle. Sviti la ghiera e sfili la cartuccia interna e cambi solo le cartucce davanti. Di dietro, invece, aveva le sospensioni autolivellanti come l'altra. E invece si montano gli ammortizzatori normali. Che abbiamo montato molle e ammortizzatori più tutto il resto. Naturalmente, i freni, nonostante io andassi a fare quello che ho fatto, queste qua sono le condizioni dei dischi che noi andiamo a cambiare. Comunque sarebbero anche discreti. Vedete che anche facendo. I freni a mani, come si può dire, internamente dove lavora la ganascia del freno a mano. Le condizioni sono ancora buone, molto buone. Le condizioni delle, delle ganasce sono queste. Perché quando si va a correre, che si fa drifting, quando ci si mette di traverso, non è che si tira il freno a mano, eh, come sulla neve, ma si blocca di ponte scalando le marce. Quindi le stesse ganasce posteriori si usano praticamente niente. All'epoca io gli cambiai anche i tubi dei freni, sono tutti i lavori che ho fatto una volta. Cambiato i cineblock del ponte posteriore e pensate che nel frattempo, in tutti questi anni, si sono rotte solo quelle piccoline dei supporti, che adesso abbiamo tolto anche. Questi qua sono ancora buoni. Li abbiamo fatti a suo tempo. Eh. Questa è la culla del differenziale è ancora in condizioni ottime. Chiaramente botte, incidenti, questa macchina non con me... Non ne ha mai avute, però analizzandola, perché all'epoca non avevamo tirato giù il motore naturalmente, quindi non l'avevo analizzata come la stiamo analizzando adesso insieme a voi. No? E devo dire che le condizioni sono eccelse. Per quale motivo io, quando ho una BMW, vado a smollare i bulloni, i bulloni sono tutti passanti, e quindi non ho il problema del filetto che si trancia, o magari hanno un passo troppo fine e si fanno rotondi, i sensori dell'ABS vengono via. La costruzione e la qualità di queste macchine, e a me duole dirlo rispetto alle nostre, era decisamente più elevato. Il motore abbiamo già visto quello dell'M5 Bianca, che è quella che vedete sopra, che stiamo terminando, stiamo aspettando i cerchi adesso, su quattro cerchi provvisori, stiamo aspettando i cerchi. Le condizioni sono identiche, per quello che vedo da perite di olio, a quelle dell'M5 Bianca. E abbiamo due macchine su due nella medesima condizione, quindi forse mi viene da pensare che Sono tutte buone, ecco questa è una cosa che avevo cambiato. Fatto due volte sono i tubi del servosterzo. Ocio Gabriele, non farti male. Avevamo aperto il cambio perché mi ricordo che eh, sì, c'era un problema di forcella all'epoca. Perché sì, l'avevo raccontato, eh, avevamo un problema di inserimento marcia, usciva la marcia. Quindi questo era stato ricondizionato e dall'epoca non ha perso ancora un grammo d'olio. Qua andremo a fare invece quello che non abbiamo fatto. Con la M5 Bianca. Andiamo a togliere il collettore di scarico. Dotato di pompa dell'aria originale, che è questa, che non è più funzionante da una vita, il, pensate che l'unico trasudamento che arriva è dal coperchio delle punterie, sopra arriva giù e cola, che, che poi è proprio, è proprio un trasudamento, è una cazzata, adesso mi sono sporcato di grasso. Allora, le, andremo a modificare la cinghia, perché naturalmente la cinghia fa girare il compressore. parte dalla puleggia albero motore, fa girare il compressore del clima, fa girare la pompa dell'aria. La pompa dell'aria andremo ad eliminarla fisicamente perché si potrebbe anche lasciarla su e lasciarla morta, ma non mi piace come idea. Vedete il sistema che ha dei ricicli, del ricicli dell'aria? Parte da questo, chiamiamolo fungo, se Gabri riesce a prenderlo, dove ho il ditino, lo vedi questo qua grosso Gabri? Sì, tira il dito. Sì, ok. Parte arriva qua, si sdoppia e immette l'aria dentro nei collettori di scarico. Quindi questo viene eliminato perché i collettori che noi andremo a montare e la marmitta completa che noi andremo a montare della Supersprint non ha questo sistema. Quindi la macchina verrà equipaggiata di uno scarico nuovo, completo di tutto. I costi li potete vedere anche sul sito, sono pubblici. Collettore, centrale, terminale, tutto Supersprint. Scusate, collettori, catalizzatori, centrale, terminale, tutto Super Sprint. perché ecco, questa è catalizzata. Anche se è un Euro Zero, perché ha le normative 89-441 e non 91-441, perché è prima del 92, quindi la macchina viene letta come un Euro Zero, anche se a tutti gli effetti è un Euro 1. Quando la macchina sarà pronta, perché questo è il punto di partenza, poi andremo a regolargli anche il CO, perché il punto di arrivo di quella macchina è sopra la vostra testa, anzi sopra la mia testa. Cioè questo. Non possiamo far vedere tutto perché ci sarà una puntata dedicata a questa qui, che è l'M5 bianca, e per far arrivare in queste condizioni di lavoro ce n'è tanto. Pensate che sono stato, questa è una cosa strana, e mi fa pensare. Sono stato bombardato, questa è la parola giusta, bombardato di offerte per questa macchina qui, nelle condizioni in cui è, che attenzione, non è un relitto, è una macchina che ha corso, ma nelle condizioni in cui è. Quindi mi viene a pensare due cose. Io sono più per la seconda, ma comunque mi vengono pensare due cose. Uno, che c'è in giro una marea di appassionati di gente che vuole farsi i lavori da sé. Due, c'è in giro un sacco di furbacchioni che vogliono comprare la macchina, pensano a poco, perché dicono, questo qui è scemo, la vende a 20.000 euro, la compro io. Nine, sbagliato tutto, ya. Yeah. Quindi mm. la comprano a poco, gli danno una lavata di faccia, certamente non così, e le dicono, quella era la macchina di quell'altro perfetta, mai corso, perché ci sono troppe persone che si mettono dietro a fare delle richieste del genere e poi di queste macchine non ce ne sono, quindi fondamentalmente qua c'è un numero di veicoli che è molto, ma molto più rosicato rispetto a una lancia tema, ma molto più rosicato, tantissimo, anche perché io all'epoca gli avevo trovato questo, che mancava, adesso poi devo, devo reinserirlo ancora perché, naturalmente, usandolo. Il baffo l'avevo trovato a fatica, infatti la macchina mancava il baffo davanti. Gli avevo trovato le minigonne perché mancavano anche quelle. Perché lui era in questo cavolo di box sotterraneo che gli toccava sempre dentro, infatti i segni che ha la macchina, questi, li ha fatti tutti lui. Le strisciate sotto, diciamo. Sì, abitava in un box imbecille ad Aosta, ma è un. Con una salita così, quindi quando arrivava su la macchina dove cioè dovevi sedere, tutto di sbieco, ma toccavi dentro lo stesso. Quindi il punto era sempre questo. Era, era un dramma entrare e uscire da quel box lì. Io mi ricordo quando siamo andati a prendere che c'era giù la neve, ho detto, cazzo, speriamo che sia nel box l'unica volta che serve, perché naturalmente se era fuori non riusciamo neanche a uscire dalla neve che c'era. Andremo a... questa è una cosa che non ho mai fatto e ci tengo... Andremo a ricondizionare il serbatoio perché purtroppo, non so per quale motivo, questo serbatoio qua è di ferro. Io non gli ho mai fatto nulla eh, a questo serbatoio, quindi voglio essere sincero: magari è in buonissimo stato. Però finché è buono, andremo a tancherizzarlo. Vedete che i serbatoi di una volta hanno il tappo di scolo? C'era il tappo per scaricare la benzina una volta non solo questi anche le alfa i serbatoi di ferro ecco quando si lasciavano fermi o si faceva il pieno di benzina o era veramente meglio scaricarla la benzina quindi è sempre meglio era sempre meglio fare una cosa del genere se voi vi ricordate la m5 bianca era quasi in queste condizioni questa forse è un filo più bella però comunque se voi pensate che uno mi dice cazzo ma che lavoro c'è dietro la base di partenza è questa Gabri ci può far vedere che non è brutta, ma comunque la base di partenza è questa, la base di arrivo... La facciamo vedere. Sì, dai, un pezzettino, poi tanto ci sarà il video dedicato a questa, perché sennò dopo chiaramente la base di arrivo è questa. Cosa posso dire? Che è un quadro sulle ruote. Questo non vuol dire che se la macchina non è così, non vada bene, non funzioni, eh? Anche questi dischi dei freni qua, che sono i miei, non hanno niente. Sì, sono dischi consumati. Ma un altro li carteggia, li sa, ammesso che li carteggia non li da due frenate, gli li lascia su, gli cambia forse le pastiglie, però questi qua sono i posteriori. Questi sono gli anteriori, ma voi non avete idea, e non vibrano, eh. Voi non avete idea le frenate che ha fatto sta macchina le staccate che ha fatto sta macchina e non c'è neanche tanto gradino se vogliamo andare a vedere questi dischi qua io li ho, li ho su dal 2007 eh. ho fatto 8.000 km con la macchina però li ho su dal 2007 quindi 8.000 km tutti a cannone il consumo è questo quindi vuol dire che se si sa andare non ci si appende neanche ai freni questa è la dimostrazione. Sì, va bene. Saranno da sostituire, ma non sono né dischi viola, perché sono surriscaldatissimi, oppure dischi con uno scalino esagerato. Assolutamente. Sono consumati. Adesso c'è cioè sulla ruggine perché è stata fuori, ma naturalmente io faccio così: gli do due frenate queste, queste pastiglie, questi, questi dischi qua sono consumati, ma non hanno niente. Gli avevo fatto all'epoca le pinze rosse, quelle avevo fatto io questo. Adesso, chiaramente, ritorneranno del suo colore perché. Erano altre epoche, erano, erano altre passioni, secondo me. Ecco, erano... Questa macchina qui ancora no, la mia ancora no. L'ho messa sul ponte perché serviva un pezzo della linea di scarico per quella bianca. E siccome questa doveva montargli lo super sprint, ho detto sì, lasciamola su. Poi nel frattempo l'abbiamo iniziata. Però questa qui, questa qui sta cercando un papà, quindi senza nessuna fretta. Ma se c'è qualcuno che la vuole, sicuramente può essere una buona soluzione per chi vuole avvicinarsi alla macchina, al mondo delle auto storiche. ed è l'ultima M5, noi ne avevamo due. Una è quella bianca che è stata venduta subito e l'altra è questa che è mia personale. quindi La macchina del gas. Macchina del gas. Io ne ho comunque un'altra mia, che magari un giorno faremo una puntata per raccontare un pochettino le mie macchine. E il bello di... Ah, sto facendo restaurare i cerchi perché questa macchina qua verrà consegnata in dotazione con questi che sono i BBS dell'epoca perché a questa macchina avrebbe i cerchi con la turbina quindi con la ventola che non ho più però avevo questo set qui che non ho mai usato per correre gli altri invece che sono quelli che ci sono su di là ma sono tutti rovinati li ho fatti rigenerare questi hanno, hanno una verniciatura che è molto particolare adesso. Qua, qua, qua... Eh, ma qua la vedi poco, perché questo è il cerchio di scorta, li vedi sugli altri che sono quelli che abbiamo rigenerato. Bravissimo. Qua lo vedi poco, Gabri. La vedi poco purtroppo. Questo è il cerchio di scorta. Infatti, io all'epoca ne avevo presi 5 di cerchi perché volevo anche il cerchio di scorta uguale per gli altri. Però questa è una verniciatura bellissima che sembra quasi glitterata. Ecco, che non è così, eh. quindi adesso mi diranno: ah, non si chiama così. Ok, comunque. Ha su dei BBS e ha sull'assetto che chiaramente andremo a rigenerare, ma la macchina è sprovvista di autolivellanti. Però c'è lo scarico completo super Però abbiamo uno scarico completo Super Sprint e una sì. bella mappettina. E gli andiamo anche a regolare quando sarà pronta di motore, sarà finita. Anche i nostri collettori di aspirazione, che quelli vanno registrati a uno a uno come i carburatori. Quindi, ragazzi, al prossimo video, avanzamento lavori, montaggio. Prima vedrete quella bianca e poi la mia e prima di cambiargli i cerchi. Andiamo a fare magari due traversi perché questa è abituata a fare questo. Quindi, se gli cambiamo le sue abitudini di vita, è il momento che la travolgiamo. Dopo si ammala. Ciao, ragazzi, buona serata.